nuovo buonasera, vi propongo la mia colomba di Pasqua. Adesso andiamo a mettere la farina, 150 g di farina 00 e 150 g di farina di fecola di patate. Ok, uno e due, aspettate che mettiamo dentro. Poi andiamo a mescolare la farina con il burro fuso. Praticamente dobbiamo mettere 200 g di burro, 150 g di zucchero e andiamo ad aggiungere 4 uova intere, una alla volta. Due. Quattro uova. Lasciamo impastare un pochino, qualche minuto. Adesso, mentre ancora stiamo lavorando il nostro impasto per farlo montare, vado ad aggiungere un pochino di vaniglia, di vanillina. Poi vado ad aggiungere ancora la buccia di un limone grattugiata. Poi qualche goccia di mandorla amara, ok, proprio mezzo cucchiaino, non ce ne va molta, e un cucchiaino di acqua di fiori d'arancio, perché a casa mia purtroppo non piacciono i canditi, però quell'aroma del candito ci sta bene. Ok. E allora vado a mescolare ancora. Allora, un pizzico di sale, aggiungo un pizzico di sale, tacciare una bustina di lievito per dolci. Ecco, oggi un po'. Tutti gli ingredienti poi li trovate nel box informazioni del video, mia figlia avrà la cura di indicarveli precisamente tutti quanti. Poi vado ad aggiungere questo a mano, questa volta, tante gocce di cioccolato. Quante preferite? Ok. Vado ad aggiungere tante gocce di cioccolata. Allora, prendiamo uno stampo per colomba e andiamo a mettere tutto il nostro impasto. Andremo ad infornare a 180 gradi. Per 40-45 minuti dovete comunque controllare sempre la cottura. Lo sapete, io ve lo dico che ogni forno è un po' a sé. Quando sarà cotta, prepareremo la nostra glassatura. Una volta cotta la nostra colomba, questo è il risultato finale. Prepariamo la glassatura. Mettiamo nel nostro mixer 100 g di mandorle e 150 g di zucchero, più 50 g di farina fioretto, di grano duro, farina di grano, semola di grano duro. Facciamo frullare. Poltiglia grossolana, vedete, non deve essere troppo frullato, deve essere abbastanza grossolana. Andiamo ad aggiungere gradualmente due o tre albumi, vediamo un attimo, deve avere la consistenza praticamente di dello yogurt. Allora, vado, a questo punto andiamo a mettere sopra la nostra colomba pronta. Nel frattempo avrete lasciato acceso il forno caldo in modo che una volta ricoperta la colomba di questa glassatura, la mettiamo un attimo sotto al grill, proprio 5 minuti sotto al grill. Prendiamo un po' di granella di zucchero e andiamo a mettere anche questa. Ok, informiamo ancora 5 minuti con il grill, giusto per far asciugare la glassatura. Mettete anche a 220 gradi.